Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video della Tuttotech. È un po' che non ci vediamo, un po' di problemini ma risolti, adesso vediamo di riprendere al ritmo pieno, anche perché non ci sono state comunque grossissime novità, fino a che qualche giorno fa ho letto questa notizia. Già il clima è molto freddo, quando ho letto questa notizia sono rimasto veramente gelato, non è un clickbait. Ho letto pochi giorni fa che Business Insider ha avuto da fonti interne ad Amazon la notizia che esisterà una versione Plus del nostro dispositivo vocale e quindi a pagamento. Questa versione Plus integrerà l'intelligenza artificiale, come dicevamo qualche video fa, ma hanno idea di metterla a pagamento. Questo perché? Perché il mercato dell'evoluzione tecnologica, soprattutto con l'avvento dell'intelligenza artificiale, è un continuo rincorrersi tra assistenti vocali. Abbiamo Siri, abbiamo Google e abbiamo Amazon. Quindi diciamo che c'è un po' di corsa a chi riesce a trovare la soluzione migliore e quella più innovativa per poter accaparrarsi il mercato, cosa che prima era prerogativa del nostro assistente vocale, ma che ora gli altri due competitor stanno iniziando a galoppare per cercare di sorpassare, e purtroppo nel 2023 un piccolo sorpasso c'è stato, ma io che sono un fan del nostro dispositivo vocale spero che presto, con delle innovazioni particolari, si riesca ad andare avanti rispetto agli altri assistenti con i quali ho provato a interagire ma non mi ci sono trovato. Quindi cerco di essere il più obiettivo possibile. Cosa vuol fare Amazon? Vuole appunto avere una versione classica, quella attuale, e una versione Plus che, come dicevo prima, comprenderà l'intelligenza artificiale. Sembra che però non siano tutti d'accordo su questa decisione di mettere a pagamento la versione Plus. Questo perché comunque si sa che l'utente che utilizza Amazon nella maggior parte dei casi ha un abbonamento Prime al quale sono già legati tutta una serie di accessori, diciamo, che è la visione di Prime Video, piuttosto che la possibilità di avere un palinsesto musicale un po' più ampio e tante altre cose. Dover inserire a pagamento una cosa nuova potrebbe avere un effetto contrario, spaventare le persone e farle dirottare su altri dispositivi. Tutto questo discutere se metterla a pagamento o no questa nuova applicazione purtroppo potrebbe portare ad un ritardo nell'uscita intanto di questo dispositivo Plus, che dovrebbe essere entro il 30 di giugno. Nel frattempo Amazon ha selezionato 15.000 utenti ai quali far poter provare questa versione Plus, e naturalmente, come tutte le versioni demo, diciamo, le prime che sono uscite, quelle che sicuramente hanno qualche cosa che non va, anche questa versione Plus naturalmente incespica in determinate cose, anche perché ricordiamoci che un conto l'intelligenza artificiale quando è scritta, un conto quando invece si deve adattare ad un dialogo che deve venire nella maniera più fluida e più completa possibile, e soprattutto nella maniera più naturale, perché si sta cercando anche di naturalizzare sempre di più i nostri assistenti vocali. E infatti i problemi si sono verificati nel momento in cui i primi test hanno cominciato a verificare delle risposte troppo lunghe, troppo che si discostavano dalla domanda che si era fatta, o addirittura erano un po' incomplete in altri casi, non erano addirittura corrette in alcuni casi. Tutte queste cose hanno portato a dover lavorare ulteriormente, ma il problema nasce dal fatto che, come vi dicevo prima, i dati del 2023 danno a Amazon il leggero calo, e quindi gli altri concorrenti che hanno fatto passi avanti, Amazon ha dovuto fare dei tagli sul personale. Purtroppo si cade sempre su quello, e tra tutti i tagli che sono stati fatti questa volta hanno toccato anche la parte dello sviluppo, della ricerca del nostro dispositivo. Anche se Amazon garantisce che questa cosa non porterà dei ritardi, ma purtroppo quando si taglia il personale la qualità poi produttiva non può essere la stessa di avere il personale magari al completo. Quindi anche in previsione del fatto che sono stati fatti dei tagli anche sul personale, la buona parte di Amazon predilige il fatto di non inserire un nuovo abbonamento per il nostro assistente vocale, che quindi si rimanga su una versione free acquistando il dispositivo, ed eventualmente verrà richiesta l'abbonamento al Prime, cioè io spero non oltre quello, perché da utilizzatore del nostro assistente vocale
mi sembrerebbe un po' troppo, anche se Amazon pensa che facendo questo abbonamento invece ci sia molta più fidelizzazione da parte del cliente finale e che utilizzando questa funzione parecchi andranno ad utilizzare l'abbonamento e quindi a rimpinguare le casse di Amazon. Io spero che questa cosa non avvenga perché secondo me è controproducente. Io da utilizzatore, da cliente, preferirei avere al massimo Amazon Prime da dover avere l'abbonamento, anche perché mi garantisce tutta una serie di servizi. Aggiungerne un altro, secondo me, uscirebbero fuori strada. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne sapete, non appena avrò altre informazioni ve le fornirò. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!